Allora, ragazzi, ho un messaggio per Lionel Leo Messi. Allora, questo messaggio di una tifosa napoletana e tifosa delle SSC Napoli. Caro Messi, parto proprio come una lettera. Ovviamente io parlo italiano, poi ti metterò nel traduttore. Hai tantissimi buoni motivi per venire a Napoli. Eccolo, questo già è uno. Messi a Napoli, l'ultima speranza del calcio italiano per diventare una super leggenda. Tu già sei una grandissima leggenda, ma se vuoi diventare una super leggenda, devi venire a Napoli. Diventeresti l'erede di Maradona, perché come lui, il numero 10, ti daremmo, eccolo qui, ti daremmo la numero 10 senza se e senza ma, te la daremo assolutamente il numero 10. Ecco, guarda come staresti anche bene con l'azzurro addosso, saresti bellissimo. Poi, guarda qui, anche la maglia sarebbe bellissimo. Poi, tuo figlio si chiama Ciro, che è un nome ovviamente napoletano, quindi destino. Mettici anche che prenderesti le radici di Maradona. Se ci faresti vincere lo scudetto, saresti stato l'unico dopo Maradona ad avercelo fatto vincere. Tu anche, sei sempre argentino come lui. Numero 10, chiuderesti la tua carriera in un modo spettacolare, perché dopo che hai fatto la storia con Barcellona e di tutto, adesso non hai niente da perdere. Lo so, c'è un piccolo problemino di ingaggio, perché adesso saresti a parametro zero, e c'è un piccolo problema di ingaggio ovviamente, perché si sa, in Napoli a stento riusciamo a prendere un terzino sinistro da 4 anni, un centrocampista centrale, ma sono piccoli dettagli, non riusciamo a rinnovare Insigne, non riusciamo a fare niente, sono piccoli dettagli che Napoli, abbiamo problemi economici, ma c'è un certo signor De Laurentiis, ma tu non pensarlo, lui parla tanto a Bambera, ma poi è un bravo uomo, quindi parla tanto a Bambera, si monta la testa, però di conseguenza è un bravissimo uomo, quindi parla solo tanto. Tu lo riusciresti a convincere, gli porteresti lo scudetto e tanti trofei, e lui in cambio di soldi, le tue maglie a Napoli andrebbero a ruba, potresti grande nome, quindi lui chiudeva un occhio. De Laurentiis si vuole trattare con te. Per quanto riguarda se il problema è l'ingaggio e tutto quanto, a Napoli facciamo una bella colletta. Significherebbe che ognuno di noi mette la sua parte. Napoli è molto grande, quindi metteremo ognuno di noi la nostra parte. E quindi accumuleremo il tuo ingaggio almeno per un anno. Quindi fa una cosa, un anno di contratto con noi, comunque tu hai una certa età, comunque di pensare anche comunque non sei più giovane, hai una certa età, fa un anno di contratto. Quest'anno di contratto pagheremo noi tifosi al Barcellona, la tua ex squadra, i tifosi hanno delle azioni. A Napoli anche faremo così. Delle azioni della società del Napoli prenderemo noi, poco alla volta con una colletta, e oltre alla colletta, perché noi si mangia molto bene a Napoli, questo dovrei dire. E ti daremo tanti buoni pasto che tu potresti mangiare alla perfezione. Quindi, ti ho dato tantissimi buoni motivi per venire a Napoli. Se veramente tu vuoi fare questo, ti aspettiamo. Quindi, questo è stato messo, firmato Alessia Mentone, tifosa napoletana dell'SSC Napoli. De Laurentiis ti sta aspettando. Lui vuole solo te, non ha comprato nessuno quest'anno, in questo calciomercato di quest'anno. De Laurentiis non ha comprato nessuno perché tu sapeva che tu non avessi rinnovato con Barcellona e sta aspettando, perché De Laurentiis è uno, devi sapere che fa cinema, quindi fa questi colpi di teatro, questi colpi, quindi mi raccomando, ti aspettiamo. Dimmi solo il giorno che io vengo a Capodichino a prenderti, mi faccio un Medjugorje a piedi. E ti vengo a prendere a Capodichino e tutti i tuoi fisici ti accoglieremo alla grande, come si mangia qui, come ti accoglie nessuno al mondo. Se invece vuoi chiudere la tua carriera solo per soldi, vai in America, PSG, Manchester City, dove vuoi tu, se vuoi solo i soldi. Se invece vuoi chiudere la tua carriera al massimo che ti ricorderanno per i secoli di Samuel Amen, vieni a Napoli. Ti aspettiamo, Lionel. Un bacio, Alessia.